Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, riprendiamo i nostri interattivi. Domanda che molti di voi hanno richiesto. Mi sbloccherà? Ovviamente poi ciascuno di voi sa da dove o da cosa. Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, dalla vita in generale. Non lo sappiamo. Andiamo a vedere con le gommine, i nostri gianduiotti colorati, se ci sarà questo sblocco. Allora, utilizzeremo i tarocchi etruschi, utilizzeremo quest'altro mazzetto e nel caso dovessi ritenerlo utile sul momento, magari introduciamo anche un altro mazzetto, o questo dei sacra che vedete qui giù, oppure anche semplicemente degli arcani maggiori. Vediamo un po' come vanno le cose. Non l'abbiamo stabilito, vediamo un po' quello che ci dicono le carte. Allora, direi di iniziare. Voi potete stoppare il video perché sapete bene che per scegliere, potete tanto andare di pancia oppure prendervi tutto il tempo necessario, oppure potete addirittura ascoltare le varianti e poi sentire se qualcuna vi evoca qualcosa. Oppure magari una vi parla dello sblocco da parte di una persona, l'altra variante dello sblocco da parte di un'altra persona. Qualcuno, troverà risposte per l'amore, altri per la famiglia, magari un fratello, una sorella, per le amicizie o per il lavoro stesso. Anche perché la potete intendere anche in un altro modo, se sapete andare al di là del significato letterale, quindi di prendere un po' le metafore che vengono fuori, le indicazioni indirette che vengono fuori dalle varianti. Potrebbe anche essere si sbloccherà una situazione, perché comunque parliamo di un qualcosa che energeticamente può essere o fluido, quindi muoversi, o bloccato, ahimè, e quindi restare per il momento, diciamo, invariato. Bene, direi di iniziare. Allora, spostiamo un attimo il mazzetto, perché iniziamo da questo e dalla variante viola. Allora, andiamo a vedere un pochino se ci sarà questo sblocco. Noi quindi partiamo dal considerare il blocco un blocco social. Poi, ripeto, ciascuno di voi ha tutta la libertà e facoltà di decidere come intendere l'interattivo. Allora, erano già mescolati, però abbiamo ridato una mescolatina. Allora. Qui c'è una persona che ce l'ha con voi, ma non con qualcun altro, ce l'ha proprio con voi. E prima di tutto, non lo so perché, avete presente il gesto, per non dire una stupidaggine, però a me lo ha richiamato molto alla mente, questo gesto della mano dire vai vai. Forse a qualcuno di voi è anche accaduto. È come se questa persona vi stesse osservando da lontano, proprio con attenzione. È una persona che, pur non concedendovi la possibilità di avvicinarla, è puntato costantemente verso di voi, perché forse per indole voi siete di quelle persone che non si lasciano intimorire così tanto e che se una cosa la vogliono, fanno di tutto per andarsela a prendere. E probabilmente tra di voi c'è stato allontanamento o riavvicinamento più volte, in modo, scusatemi, ciclico, deve essere già accaduto in passato. Questa persona adesso sta proprio bella che lì ferma a puntarvi per impedirvi di avvicinarvi. E se guardate, vedete qui c'è questo volatile, questo uccellino che va nella direzione di lui. E si sa che gli animali con le ali comunque sono sempre associati anche alla comunicazione, ai messaggi, alle comunicazioni veloci. Ecco, questa persona o sta facendo di tutto, addirittura minacciandovi velatamente del non ci provare, non t'azzardare, questa volta ti faccio vedere io. Passatemi le battute ovviamente per sdrammatizzare. E si sente completamente autorizzata a farlo, ha tutta l'autorità per minacciarvi e mandarvi anche a quel paese. Questa è una di quelle persone che potrebbe avervi mandato anche a quel paese. Non voglio dire che abbia ragione, ma l'atteggiamento, quindi se non vi trovate minimamente con questa descrizione, ovviamente forse non è la variante per voi. E forse voi avete già provato a contattarla, cioè se questa persona vi ha bloccato, probabilmente la prima variante ha fatto i profili falsi, è passata attraverso il profilo di un amico, cioè avete tampinato questa persona. Avete tampinato questa persona. E qual è il fatto? Che siete, allora, lei è irremovibile da un certo punto di vista e voi siete irremovibili dall'altro. È questo il punto. Allora, qui c'è un incontro-scontro. Questa persona non vuole essere raggiunta, ma voi non vi demoralizzate.
Anzi, avete presente quando i gatti si guardano e nessuno attacca e restano mezz'ora a guardarsi per stabilire chi poi ha un po' l'autorità per, diciamo, decidere per entrambi, per stabilire un pochino le gerarchie? Qui è come se si fosse creato energeticamente tra di voi un gioco così. Tu non mi vuoi, ma io proprio, guarda, non ne mordo. A costo di stare lì irremovibile, non muovermi, non fare niente e guardarti, io non demordo. E l'altro dice: non ti preoccupare che io non abbasso la guardia. E paradossalmente siete ancora più vicini e collegati di quanto prima lo eravate quando invece le comunicazioni avvenivano. Allora, innanzitutto questa cosa fa capire che c'è ovviamente una dinamica karmica che, volenti o nolenti, vi lega, perché c'è una tensione troppo forte, perché se non ci fosse questo, diciamo, questo trade union, scusatemi, karmico di base, uno dei due sarebbe quantomeno indifferente. Ah, mi vuoi cercare? Fai come ti pare, fai profili falsi, ti preoccupa tanto, non ti rispondo. Ah, lo sai che faccio? Neanche ti blocco, mi scrivi, io lo metto silenziato, non ti vedo, non ti rispondo, stai là, te la canti e te la suoni. Invece no, qui c'è proprio un puntarsi a distanza e un pensarsi costantemente. Ora, che cosa avete fatto a questa persona? O meglio, cosa è successo? Perché dalle carte questa persona si sente nella ragione totalmente, e quindi io dovrei dedurre da quello che vedo che voi avete fatto qualcosa a lei. Oppure potrebbe essere successa un'altra cosa. Non è che avete fatto chissà cosa a questa persona, ma non avete rispettato una sua richiesta. Quindi di per sé il gesto, l'azione non è grave, ma questa persona se l'è presa perché o non avete rispettato una sua richiesta o non avete mantenuto un segreto. Che te lo dico a fare? Che te lo dico a fare? Allora, quando le comunicazioni fluivano belle, tranquille, c'era melodia, armonia, complicità, condivisione di intenti, si stava sempre così vicini, cioè bellissimo. Allora, sapete una cosa, in questa prima variante c'è un amore pazzesco, secondo me alla lunga la situazione si sblocca, ora lo vediamo con le altre carte, però il contesto da cui muoviamo è proprio quello dei gatti che si fissano e gonfiano il pelo. Perché praticamente voi questa dinamica che avevate quando eravate vicini, ce l'avete adesso a distanza. Cioè, comunque siete sempre stati costantemente proiettati l'uno verso l'altra. Mi viene da dirlo così perché in realtà è una variante romantica nonostante tutto. È anche un po' infantile, perché è più un litigio da asilo che non un litigio da adulti. Qui qualcuno ce l'ha con l'altro per un lieve sgarro che però, vuoi o non vuoi, per carattere, orgoglio, testardaggine, non è stato perdonato. Allora, o voi avete detto qualcosa che non dovevate dire, o avete pubblicato quella foto che questa persona non voleva che si pubblicasse, o voi siete andati a informarvi su cose sue, di cui lui vi aveva detto delle cose, e voi non vi siete fidate, e avete cercato, poi avete appurato che non vi aveva mentito, e ora questo dice: ah, così è, se non ti fidi di me io non voglio continuare. È successa una cosa del genere, ragazze. Quindi io non lo so. Da un lato verrebbe da dire quasi chiedete scusa, non perché avete colpa, perché qui è una tensione emotiva dovuta a una sorta di, come dire, un tentativo di difendersi da sofferenze, da dolori e da delusioni. Cioè, questa persona per carattere è testarda, orgogliosa e impulsiva, però, non per giustificarla, è come se si fosse acuito in lei, in questa persona, questa tendenza. Perché? Perché in passato qualcosa le è stato fatto, non da voi, magari da altre persone. Un tradimento, un imbroglio, o magari è stato con una persona per molto tempo e aveva un'altra storia per, cioè, mesi, anni. Cioè, questa è una di quelle, di quegli individui, scusate, mi è caduta una carta, la recuperiamo. È uno di quegli individui che è come se all'improvviso fosse caduto dal pero e avesse dovuto prendere coscienza di una realtà che non avrebbe mai voluto vedere. E infatti eccoci qua, il blocco c'è nelle comunicazioni, però guardate cosa c'è. Pur nel silenzio si ripresenta la stessa dinamica. Siete lì e vi guardate. Cioè, tanto più non ci sono parole, non ci sono immagini, non ci sono messaggi, quanto più in realtà aumenta la tensione,
della telecinesi, potremmo dire, della comunicazione mentale. Quindi qui potrebbero aumentare i sogni, le sincronicità, gli incontri casuali, però non c'è movimento, eh. Quindi sappiate, questa persona in questo momento non sblocca niente, non si muove nei vostri confronti, però siete l'uno proiettato verso l'altra. Le nebbie si diraderanno, queste nuvole lasceranno il cielo libero da ostacoli e impedimenti. Per ora, qui ci si difende. Il consiglio è non forzare troppo le cose, non forzare troppo la situazione. Sinceramente, non fatevi altri profili falsi se lo avete già fatto. Questa è una questione di tempo. A questa persona deve passare la rabbia. Allora, come funziona? Se voi smettete di fare qualsiasi cosa, da quel momento preciso la rabbia inizia a sbollire. Se voi di volta in volta andate a riattivare con dei gesti, quindi un continuo tentativo di contatto, ecco, andate a riattivare il suo chi va là, lo riattivate sempre dall'inizio, quindi ogni volta è come se si ricominciasse da zero, no? State per alleggerire le dinamiche che vi dividono e invece no, le andate a nutrire nuovamente. Quindi state fermi, non vi muovete, questa persona alla fine cederà. Però le tempistiche dipendono solo da voi. Cioè, prima voi vi fermate, prima questa persona comincia a sbollire le rabbie. Se voi non vi fermate, si ricomincia sempre da zero. Infatti. Allora, qua vi dice, abdicate un attimo ai vostri diritti. Abbiate il coraggio di attendere. Non muovetevi. Ora prendiamo anche un'altra carta. Mi volevo fermare a 3 e 3, però andiamo sul 7 che ci piace di più. Perché voglio capire se qui è un incoronarvi o un abdicare. No, abdicate un attimo. Guardate qui cosa avete. E guardate com'è, diciamo, un po' adirata questa persona. E poi, tra l'altro, vi ricordate il toro di prima, anche il suo essere irremovibile. La carta che era venuta prima. Lui è dietro la sua volontà di non muoversi. E allora il consiglio quale potrebbe essere per quello che le carte fanno vedere? Semplicemente di fare una sorta di fioretto. Siete due persone caparbie, siete due persone dalla testa dura, siete due persone molto simili. Al momento siete voi che dovete cedere. Aspettate. Vedrete che lui comunque allenterà anche, no, più tutto la tensione, perché questa dinamica, tra l'altro, ha innescato e generato una tensione molto forte. E secondo me qualcuno di voi veramente fa i sogni, cioè sogna questa persona, o gli succedono cose strane, gli cadono gli oggetti, escono fuori fotografie che non vedeva da tempo, relative a voi due, o a qualcosa che fa pensare a voi due. E è tanto più presente nella vostra vita, ripeto, quanto più non comunicate con lui, tanto è più presente. Quando invece potevate comunicare, magari c'erano ore e ore della giornata in cui non pensavate l'uno all'altra. Adesso siete costantemente proiettati l'uno sull'altra, uno sull'attacco, uno sulla difensiva. Stemperate, lasciate passare il tempo. Ma soprattutto non fate profili falsi, cioè viene fortissima questa cosa, non cercate di imbrogliare questa persona se si sente raggirata, imbrogliata, si allontana ancora di più, o meglio, non è che si allontana, perché poi non fa nulla, è che vi blocca ancora di più, dove per di più intendo per più tempo. Non lo so, fatemi sapere se qualcuno di voi si riconosce in questa descrizione. Andiamo con la variante azzurra. Vediamo un pochino com'è la situazione. Mescoliamo le carte. Non si sono capovolte, quindi le abbiamo rimesse nel mazzetto. Allora, passiamo da questi due gattini che si fanno la guerra della prima variante alla seconda variante. Allora, qui c'è un grande desiderio di sbloccarmi. Quindi da un lato vi direi sì, vi sbloccherà. Però dobbiamo capire perché.
Perché questa prima carta, di grandissima apertura, fa pensare quasi a un tentativo di mettervi alla prova. È una storia nuova? Perché verrebbe da dire questo, che non è una storia iniziata da tantissimo, cioè non si tratta di quelle storie che, sai, anni fa ci siamo allontanati, ci siamo ritrovati, abbiamo litigato, ci siamo ripresi, ci siamo bloccati mille volte. No, qui dà una storia di grande passione, grande intensità, colpo di fulmine, tutto insieme, bruciate le tappe, all'improvviso sparisce e blocca tutto. Però ho un desiderio pazzesco di riavvicinarvi, di tornare con voi, di frequentarvi, di sentirvi, però ancora è bloccata questa persona. Allora dobbiamo andare a capire un pochino perché, a meno che ci sono situazioni che voi non conoscete, perché magari di questa persona conoscete poche cose, e quindi vi ha bloccato per non farvi risalire a informazioni sue personali, magari c'è una famiglia, c'è un'altra situazione, le vuole prima risolvere, magari sta creando per dire un altro numero di telefono, un'altra email, un altro WhatsApp, all'improvviso vi compare con un altro numero. Potrebbe anche essere già successa questa cosa. Quindi questa persona potrebbe avervi bloccato all'inizio perché non sapeva come gestire la questione e doveva trovare una sorta di alibi rispetto a qualcun altro che c'è comunque nella sua vita. Ma c'è una grandissima attrazione nei vostri confronti e è una persona che sta benissimo con voi. C'è grande affinità, c'è simpatia, c'è solarità. Qui c'è un'energia bellissima che va a cozzare con la domanda che abbiamo fatto, a meno che abbiamo sbagliato, abbiamo preso la carta sbagliata, però ce la teniamo qui come monito. Intanto noto la concretezza di bastoni, situazione che comunque avrà un suo esito positivo, ma vediamo un po' perché. E beh, che te lo dico a fare, andiamo dall'8 al 9 di bastoni. Allora, questa persona tornerà. Tornerà, e tra l'altro la cosa particolare sarà che vi stupirà. Vi stupirà perché sarà come se nulla fosse accaduto. Se prima vi dava 9, adesso vi darà 12 per dire. Se prima era attratto e lo sentivate, adesso viene e vi proprio rapisce, cioè viene, vi conquista, vi porta via. Però, qual è la cosa particolare? È che adesso arriva con l'elmetto e con lo scudo e anche con la lancia, cioè si può difendere. Che vuol dire? Si può parare il colpo, rischia di meno, è meno esposto. Quindi leggiamo tra le righe, saltando prima la carta presa per errore, che però è sempre un 8 di bastoni e per quanto mi riguarda, non avendola estratta per la stesura ma per sbaglio, ne prendo il significato numerologico, quindi della concretezza materiale di questo 8 e anche della fisicità, della materialità, della conquista, della forza fisica, anche un pochino della bonaria arroganza del quel che voglio mi prendo, però adesso non stiamo approfondendo quello, ripartiamo da questa carta. Allora, qui abbiamo, scusatemi che ho fatto cadere il testimone. Abbiamo adesso, nel momento del ritorno, da voi, e andiamo infatti anche verso sinistra, recuperiamo una situazione del passato, anche se si tratta di un passato passato da poco tempo. Quindi, ripeto, qui non è una storia di anni. Se voi avete una storia di anni, anche qui probabilmente non è la vostra variante. Qui ora siamo nella condizione di poterci ripresentare in maniera adeguata perché ci possiamo tutelare. Invece qui c'era stato questo grande exploit, questa grande attrazione, questo grande desiderio, però eravamo impreparati. Anche perché qui si tratta di due persone che non si conoscevano e all'improvviso si sono sentite attirate l'una verso l'altra. Allora, la carta dice anche un'altra cosa. La carta vi dà un consiglio su questa persona. Allora, primo, se non la conoscete, questa persona ha alle spalle una situazione di cui non ha intenzione di parlarvi. Perché questo venire con l'armatura e con lo scudo e con la lancia verso di voi, qui ci stiamo anche scontrando in quest'otto di spade, denuncia il fatto che questa persona si sta comunque proteggendo non solo magari dall'eventuale situazione che ha alle spalle a casa, ma da voi, dal fatto che voi scopriate delle cose. Quindi questo potrebbe essere anche un seduttore seriale. Quindi, anzi, troppo abile è il fatto stesso che abbia messo in atto in campo tutta questa strategia, vuol dire che non è la prima volta che vive una situazione del genere. Perfetto. La carta vi consiglia anche di reagire allo stesso modo, cioè per come vi suona, cantate, come si suol dire nel proverbio, cioè quello che vi dà, restituite. Se è una persona che non si apre molto con voi, non apritevi con lui. Come lui difende se stesso, difendete voi stessi. Se lui vi attacca, attaccate. Se lui è gentile, siate gentili. Se lui è scontroso, siate scontrosi, cioè rimanete sempre in una condizione di equilibrio, ma non mostrate mai il fianco. Cosa voglio dire? Che qui ci può essere una grande affinità sessuale.
Ci può essere una storia molto appagante. Questa situazione si sblocca, quindi se vi ha bloccato sui social vi sbloccherà, però preparatevi anche al fatto di non nutrire troppe aspettative romantiche, perché qui abbiamo il seduttore. Però per molti di voi potrebbe anche andare bene, perché magari voi mi dite: a me fisicamente piace, io non sto cercando un partner, non cerco un compagno, mi voglio vivere il presente. Carpe diem, cogli l'attimo, anche il corpo ha diritto alla sua gloria, non solo l'anima, la poesia e i sentimenti alti. Per fortuna non l'abbiamo fatta cadere, eccola qui. E quindi voglio avere questa storia, a prescindere da come andrà. Eh sì. Allora, sappiate anche un'altra cosa: questo tizio o questa tizia ha più storie in essere. E le tratta tutte allo stesso modo, si comporta allo stesso modo con tutte e ha un grande carisma e solitamente è abituato a vincere, a prendersi quello che vuole, ma non solo se lo prende, glielo portano. Glielo portano e vi dico anche un'altra cosa. Io spero che voi non abbiate già vissuto storie con narcisisti, come spesso scrivete nei commenti, perché, ahimè, non perché viviate o viviamo tutte storie solo con i narcisisti, che poi alla fine di quelle si parla, perché sono quelle che ci lasciano il segno. Quindi preparatevi che se avete già vissuto una storia del genere, valutate se ne vale la pena. Questa persona vi sblocca e torna da voi. Torna da voi con la sua bella maschera, ne indossa una per ogni persona con cui si relaziona. Fisicamente vi potrebbe dare grandi soddisfazioni, però finisce là. Allora, se voi approcciate questa storia già sapendolo dall'inizio, vi prendete quello che di buono c'è, altro che portargli la moneta, cioè vi prendete pure la sua. Cioè, qui lo scambio deve essere equo, perché vedete, lui sulla testa ha una moneta da dare a qualcuno, ce l'ha, però ve la dovete prendere. Se continuate tutte quante, o continuiamo tutte quante, ad andare a dare, a dare, a dare, non abbiamo mai le mani libere per prendere. Quindi questa carta vi dice: avete davanti un personaggio forte, abituato a prendersi quello che vuole, anche autoritario, autorevole nella condizione di poterlo fare, viene venerato, è abituato ad essere trattato così e vuole essere trattato così. Voi potete essere molto più abili di lui, perché la carta di prima vi dice: quello che vi fa, fatevi. Quindi andate a lui con la stessa dinamica, energia con cui lui viene da voi, anche perché lo andate a destabilizzare. Non è abituato. Non è abituato ad essere contrastato, contraddetto. Eccoci qua. Ci scontriamo. Ma io vengo bello che agguerrito. Vengo agguerrito nei tuoi confronti. E che questa carta mi ribadisce solamente questo concetto: scontro fra pari, nel bene e nel male, non subire, se dovete attaccare, attaccate. Questa è la cosa importante, cioè le carte vi stanno dando anche un consiglio, vi dicono: se la situazione si sblocca, se vi ha bloccato sui social, vi sbloccherà, lo farà anche in maniera molto strana, ma questa persona non si aspetta che voi possiate fiutare dov'è che vuole andare a parare. Questa è la cosa particolare. E vi dico anche un'altra cosa, questa persona ha grande rispetto per chi vi assomiglia. Perché? Perché se qualcuno sa essere forte, più forte di lui, a quel punto lui lo vuole come amico, come complice, come compagno di avventura. Perché? Perché riconoscendo la forza dell'altro e assomigliandolo a se stesso, è come se ribadisse la sua forza. Non so se vi rendo l'idea. Quindi più trova una persona che lo contrasta e che gli tiene testa e che regge il gioco, più poi alla fine diventa sincero proprio con quella persona. È come se lui considerasse tutti come qualcosa che vale meno di lui. E finché la vita non gli dà prova che c'è qualcosa che vale come lui o più di lui, lui non ha i sensi di colpa. Prende, 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 prende. Però d'altronde è vero pure che in parte lui ce l'ha qualcosa da donare, anche lui ha il suo obolo da dare a qualcun altro. Però diciamo, non è che ve lo regala. Cioè, se nessuno se lo va a prendere, lui se lo tiene, sta bello che tranquillo e sereno con la sua anima. E lui non si aspetta che voi reagiate in questo modo, ma se lo farete, lo prima destabilizzerete, ma poi lo conquisterete. E si arriverà, guardate a cosa? A una progettualità comune, non solo progettualità comune, poi guardate questo personaggio che sta versando di tasca propria nelle mani di chi ha dinanzi la sua monetina, quella monetina che mai avrebbe dato a nessuno, ecco, ve lo sta proprio donando, non solo ve la dona, sta anche parlando con voi. E abbiamo quei bastoni di prima, ve lo ricordate, quello che è venuto prima quando abbiamo parlato di concretezza, l'otto di bastoni. Qui abbiamo un bel 10. E pitagoricamente parlando è anche un numero perfetto, però non ci addentriamo adesso in questo. C'è qualcosa che si vorrà fare. Addirittura questa storia potrebbe anche in fondo darvi qualcosa di più di quello che ho sperato all'inizio. Però vi dovete preparare alla battaglia. In che senso? Qui dovete andare agguerriti fin dall'inizio, proprio da subito.
Voi avete un imperatore, ma voi non siete da meno. Cioè, prendetevi le vostre armi, la vostra corona e andate agguerriti e anche ben bardati. Cioè, mostratevi subito, suo pari, sua pari. Cioè, andate così. Poi diventa un gioco, non è uno scontro vero e proprio, diventa un gioco di ruoli. E il bello è anche quello. Nel gioco di ruoli si crea tanta eccitazione, tanta fisicità e poi lo scontro, inteso come guerra, anche lo scontro proprio fra i corpi, la sessualità. Ecco, andate in questo modo verso questa persona. Detto ciò, io passerei alla terza variante. Vero che i nostri interattivi generali sono sempre molto particolari, non sono mai proprio generali del tutto, perché danno delle indicazioni abbastanza bizzarre. Voi mi dite sempre, no, no, è proprio così, e tu dici bizzarra, ma è proprio così. Forse è vero, forse sono io che mi stupisco. Aspetto i vostri commenti. Comunque, per questa variante, la seconda, andate da suo, sua pari. Vediamo per la terza. Che cosa abbiamo per questa terza variante? Vi sblocca? Non vi sblocca? Comunque, per la seconda vi sblocca. La risposta è sì. Vediamo un pochino. Allora, qui ce ne stiamo andando anche da un pochino deboli, pavidi. Volta faccia. Qui non stiamo affrontando le nostre responsabilità. Siamo stati altro che leggeri, siamo stati superficiali, ma non voi, la persona che vi ha bloccato. E probabilmente questa persona vi ha bloccato e prima di farlo ha proprio colto una scusa come palla al balzo, anche la cosa più stupida. Forse qualcuno di voi aveva già fiutato da tempo che questa persona ci stava un po' così girando intorno, cercava una motivazione, una qualunque per fare dietro front. Poi bello è dietro front, cioè con la fronte di qua e andando nella direzione di là. A parte questi giochetti di parole che a me colpiscono sempre, poi magari non interessano a nessuno, però. Allora, perché questa persona fugge così? Fugge in questa posizione, salutandovi con questa mano in questo modo e tenendolo sguardo fisso. Questa persona è come se volesse, in un certo qual modo, controllare i vostri movimenti, cioè questa persona teme una vostra reazione perché voi avete diritto a reagire, qualcosa vi è stato fatto e avete un credito nei confronti di questo individuo. Sapete, è come se lui con lo sguardo vi stesse inchiodando il suo stesso sguardo e nel frattempo fuggisse. Non so, come nei cartoni animati. Avete mai visto quando succedono quelle cose, no? Che piano piano ci si muove come a voler far credere che non ci si sta muovendo, però come la pantera rosa ci si sta muovendo, ci si allontana. Nel frattempo però si tiene lo sguardo come a voler distrarre la persona, come quando fanno vedere anche nei film che se si fugge dal ristorante senza aver pagato con la scusa, un po' con questo meccanismo che tende a creare una dissonanza cognitiva, non capisci bene che sta succedendo, nel frattempo questo scappa. Quindi questa persona per la terza variante è scappata all'improvviso in un modo anche abbastanza vile. Allora, vabbè, ok, la serata degli errori, ragazzi, io devo capire con la mia testa come voglio fare gli interattivi, perché poi per accontentare tutti quanti non faccio come è mia abitudine e quindi sbaglio. Ora, questa carta non ve la interpreto, ve la lascio così, è un bonus, prendetela come vi pare, questa è una carta venuta fuori per la seconda variante. Quindi io ve la lascio qui, è un 5 di spade, bellissimo, ma riprendiamo da questo mazzo, quindi fate finta di nulla, è un errore, però poiché nulla accade sempre così a caso e senza una motivazione, per qualcuno di voi vorrà dire qualcosa. Allora, eccoci qua. Allora, questa è una storia, a differenza della seconda variante, che va avanti da molto tempo, però qual è il problema? È che non è assolutamente chiusa. Questa è una storia che continuerà ad andare avanti ancora per molto tempo. Voi avete dato materialmente qualcosa a questa persona. Ora non ha più bisogno pratico di voi, si sta allontanando.
Voi sapete che però questa situazione durerà fino a certo punto. Si ripresenterà lo stesso bisogno e questa persona, con la stessa viltà con cui è andata via, tornerà da voi. Poi vediamo cosa farete. Ora qualcuno di voi magari nei commenti saprà specificare meglio. Non è solo questione di soldi, qui deve esserci stato anche l'intervento vostro personale in una qualche questione pratica che potrebbe essere legata al lavoro o alla salute. Non lo so, magari voi lavorate in un ospedale o avete delle conoscenze o gli avete fatto un favore o questa persona non sta bene o non è stata bene o addirittura qualcuno che lui conosce, un parente, non sta bene. Voi avete avuto un ruolo molto importante poi in uno specifico momento legato al passato, quindi non ad ora. In quel momento c'era una grandissima affinità. Dopo quell'evento, una volta che quell'evento si è tra virgolette chiuso e tutto è tornato alla normalità relativamente a questa persona, stiamo andando sullo specifico e poi fatemi sapere, magari sto prendendo una cantonata, sono cominciati i guai da lì, cioè all'improvviso, dopo questo primo evento importante che vi aveva avvicinato e fuso tantissimo, in cui c'era stato un grande scambio di sentimento, cioè se questa persona non poteva materialmente restituirvi quello che voi praticamente avete fatto per lui, avevate fatto, lo faceva però con la presenza, con le attenzioni, con i sentimenti, all'improvviso è finito tutto. Ma non solo è finito tutto, è iniziato tutto un comportamento strano che tra l'altro non li potete neanche, diciamo, non lo potete neanche accusare più di tanto, perché non è che voi avete prove che vi tradisca o non vi tradisca, è proprio diventato strano lui, cioè questa persona senza darvi una spiegazione ha cominciato ad entrare e uscire dalla vostra vita in maniera vile. E voi che non riuscite a capire il perché, che tra l'altro siete persone che dispensano a prescindere aiuto e favore agli altri, vi trovate nella condizione di non avere nessun tipo di appiglio, neppure per fargli domande. Cioè voi non vi riuscite a spiegare effettivamente il comportamento di questa persona, ma probabilmente poiché nella vita avete già vissuto delle sofferenze che vi hanno temprato, avete una sorta di distacco dato dalla saggezza, proprio dall'esperienza di vita, che non vi porta neanche a reagire. Reagire nella misura in cui non rimproverate e non redarguite, né pretendete neppure queste spiegazioni, ma dentro di voi questa cosa vi comunque vi lascia insoddisfatti, quello vorrei dire, sì. Mi lascia insoddisfatti perché? Perché torna sempre, perché vi chiede scusa, perché piange. E perché ogni volta, anche quando volete avercela con questa persona e mettere in dubbio la sua versione, anche quando vi convincete di volervi proteggere dai suoi modi, perché pensate che magari riesca a corrompervi, a ipnotizzarvi, a condizionarvi, a far scattare in voi il senso di colpa, anche quando andate completamente chiusi e bardati nei suoi confronti, poi alla fine vi tocca l'anima, vi tocca il cuore e voi vi sentite sconfitti nonostante vi troviate in una posizione di, potremmo dire, una posizione migliore, più forte rispetto a questa persona a cui state pensando. E probabilmente qualcuno di voi su questa storia ha già indagato, ha già fatto temi natali, ha fatto già consulti, probabilmente qualcuno ha fatto le ipnosi regressive. Secondo me qui c'è una dinamica comunque di madre, figlio, padre, figlia o fratelli addirittura. C'è come una sorta di legame difficile da sciogliere, a causa del quale voi vi sentite in dovere, nonostante tutto, di esserci nella vita di questa persona. Ora, nello specifico, in questo specifico momento, ora che stiamo facendo la domanda, la situazione è che questa persona si è allontanata. La risposta è sì, non solo vi sblocca, ma torna da voi. Ma torna come ha fatto nel passato. Questa è una persona che torna a chiedervi scusa. Vabbè, stasera è proprio così, cioè più cerco di così. Più cerco una variante che mi possa sembrare normale, tra virgolette, e più le carte ci stupiscono sempre. Con effetti a sorpresa, con effetti speciali. Quindi sono sempre più curiosa di capire chi è che sta vivendo questa situazione. Questo dover dare a prescindere anche quando non si vuole perché si sa che lo si deve fare. Quindi ragazze, chi di voi si trova in questa condizione, chapeau tanto di cappello.
siete dei mecenati, dei benefattori. E ci vuole tanta pazienza. Niente, anche quando potreste dare questo colpo, tagliare, chiudere voi, perché questa è la cosa particolare. È quasi come se doveste chiudere voi i contatti con lui e non viceversa. È come se vedete il gesto, come a dire a questa spada: vai, vai. Come quando arrivano, non so, l'inserviente e si fa il gesto: vai, vai, non mi serve, faccio io, faccio io. Addirittura alla giustizia dite di no. Cioè siete nella condizione di poter pretendere, di poter dare quel colpo di grazia. Avete il credito karmico nelle vostre mani e non ce la fate. Non ce la fate. E continuate a amare incondizionatamente e a perdonare. Ora, va detto una cosa, nonostante tutto quello che voi diate a questa persona, nonostante sia molto, però voi non perdete nulla, cioè il vostro valore è tale per cui ve lo potete permettere, il che non vuol dire che non abbiate sentimenti, non vi possiate sentire soli, bisognosi di appoggio, di aiuto, ogni tanto vorreste magari trovarvi nella condizione opposta, di trovare questa persona da voi per aiutarvi, non per chiedere. Però avete, spiritualmente parlando e materialmente parlando, le risorse per continuare a comportarvi così. Siete una persona meravigliosa. Ora io non so chi si rispecchia, si ritrova in questa variante, ma qui c'è solo che abbondanza, ricchezza, siete materna, siete paterno, siete, ripeto, famiglia. Ecco, quello che c'è tra voi, la persona di cui chiedete, è un legame familiare, qualunque possa essere stato il tipo di rapporto, c'è proprio quel legame di sangue che mi puoi fare tutto, ma io ti riconosco come un pezzo della mia carne, come un pezzo del mio cuore. Siamo stati amanti, siamo stati non amanti. Io non posso non prestarti attenzione se mi chiedi aiuto. Siamo comunque collegati l'uno all'altro, il girasole che guarda comunque il sole, non posso non guardarti. Se tu vieni da me e mi guardi, io non posso distogliere gli occhi dai tuoi perché comunque io ti riconosco come parte di me, parte della mia vita. Magari tu poi sei così indipendente che puoi sembrare anche quello che viene da me solo quando ha bisogno di qualcosa, sapete, luoghi comuni sul gatto rispetto al cane, e poi fai come ti pare nella tua vita. Ecco, a prescindere da quello, io ti amo. Cioè, in questa terza variante c'è l'esperienza dell'amore incondizionato della madre, dove per madre prendiamo proprio la figura archetipica. Io sono sempre lì e ti lascio libero. Io sono una madre che ha, pur andando contro le sue stesse paure, perché non sono insensibile, il grande dono di riconoscerti la libertà. Vedete, ci sono i lacci con cui si tengono i rapaci. Non vincolarti a me, ti lascio volare, ti lascio fare le tue esperienze. So che torni. Io perché ti lascio libero, non ti tengo più legato al braccio, perché so che poi tu alla fine torni. Però ogni volta che ti allontani, vivo quel fremito, quel terrore di non vederti tornare più. E questa è la più grande prova. Questa terza variante parla più che di quella persona che da voi torna, parla di voi e della grande trasformazione che state vivendo in questa incarnazione, dove state sperimentando nel concreto il terrore di dare agli altri libertà. Perché? Perché li si ama profondamente, non per quello che loro sono quando sono con noi, ma per quello che rappresentano a prescindere dall'essere o non essere con noi. Guarda, è che ve lo dico a fare. No, vabbè, dai, ci fermiamo. Io sto zitta. Voi cambierete canale, vi cancellerete da YouTube, cioè non da YouTube in assoluto, da me. Mi direte che brutte letture che fai. Io in realtà non faccio niente. Io sono solo la persona che vi volta le carte, però credo che parlino da sé, parlino da sé, e niente, resto sempre più convinta di quanto in realtà noi siamo solamente dei meri lettori, neanche degli interpreti, perché cosa vuoi interpretare? Quello che abbiamo appena detto. Quindi ragazzi, qui il ritorno c'è, e anche tutto quello che abbiamo visto, che è la cosa più bella, è il legame karmico che c'è fra voi, e vi devo dire una cosa.
È difficile passarlo attraverso il video, però è come se toccandole queste carte, queste storie, vedendole dentro la testa, come dinamiche quasi fossero un film, è come se io riuscissi a percepirne, proprio a livello di stomaco, il sentimento, ciò che le anima. E questa terza variante è una variante bellissima, e chiunque voi siate, io sono felice di aver captato la vostra anima perché avete un cuore immenso. Quindi sono io a ringraziarvi questa sera, vi mando un abbraccio e un grande bacio.